Benvenuti dietro le quinte. In questa puntata Rosaria De Sousa al Multiculturita Summer Festival. Valentina Gullace con il suo nuovo singolo Respirare. Rosaria De Sousa con il Brasile che mi piace propone i brani che l'hanno resa famosa nei suoi 3 lustri di carriera, accompagnata da una band d'eccezione con cui presenta fra i suoi pezzi una selezione dedicata al Brasile per arrivare alla musica più attuale della cantautrice moderna Joyce. Il ritmo del Brasile viene rivisitato dalla band con un arrangiamento contemporaneo e dinamico colorato da influenze cubane e africane. Innanzitutto grazie per aver ricevuto il nostro invito. Noi siamo proprio in diretta e lei questa sera si esibirà al Multiculturita Festival, che è un festival importantissimo organizzato sempre a Capurso, un appuntamento annuale. Ora questa sera, Rosaria, tu effettivamente che cosa sentiremo, che cosa ascolteremo, sei con che formazione e che cosa regalerai al pubblico? Sicuramente la mia felicità di rivedervi tutti, mi siete mancati tantissimo. Questo periodo è stato un periodo molto difficile per tutti quanti e non vedo l'ora di proporre la mia musica per vedere tutti quanti molto più felici. La nostra musica brasiliana d'autore, come sempre, le mie scelte personali di canzoni che hanno fatto la mia storia musicale. Farò anche un breve momento in cui le persone possono anche chiedere dei brani che gli sono rimasti più nel cuore, o io li farò con i miei musicisti, insomma, felicità, oggi tanta felicità. Oggi tanta felicità. Allora, ci sono tante domande di alcuni nostri ascoltatori che ci hanno inviato via mail e in particolare c'è la domanda di una promettente cantante che ti chiederebbe che cosa bisogna fare oggi per fare musica. È una domanda, insomma, da 100.000 euro, che cosa bisogna fare oggi per fare musica? È un momento difficile? Si può basare una carriera tutta sulla carriera musicale oppure no? Non bisogna puntare solo su quello, secondo te? Beh, credo che per fare musica oggi bisogna crederci, bisogna credere a quello che si fa, bisogna amare quello che si fa. E per, secondo me, assolutamente umile parere, il fatto che uno si dedichi completamente alla musica può portarti ad essere qualcosa ed essere qualcuno di importante. Fare le cose a metà non portano mai a grandissimi risultati, sempre secondo me. Certo, poi invece c'è Nicola che ci scrive dalla provincia di Caserta e dice sarei curioso di conoscere quali sono stati i tuoi idoli musicali, a chi ti sei ispirata durante la tua carriera. Principalmente Elis Regina, che è stata la più grande cantante brasiliana, ma ce ne sono stati tanti altri. Tom Jobim per quanto riguarda le composizioni, c'è Lela Pinheiro, c'è Roberto Menescal, c'è Sergio Mendes, c'è Nana Vasconcelos, c'è un'infinità di musicisti, e questo parlo semplicemente della musica brasiliana. Poi ci sono Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Louis Armstrong, Charlie Mingus, Parker, John Coltrane. È talmente tanta la musica che mi ha ispirato e che mi ha aiutato ad essere quello che sono, che è difficile dirlo. Intanto gli ho dato qualche nome da andare a spulciare per fare una ricerca e vedere quali sono stati effettivamente i lavori di queste persone che hanno scritto la storia della musica. Invece un'altra ascoltatrice che invece ci scrive da Milano e si chiama Alessia dice: ma secondo te una persona italiana può diventare una bravissima cantante, cantautrice tipo brasiliano, può interpretare musica brasiliana secondo te, oppure bisogna essere autoctoni? Io sono assolutamente contro questa, diciamo, questa forma di razzismo. Credo che la musica va fatta da musicisti che credono a quello che fanno, come ho detto prima. Tu magari non potrai avere una pronuncia perfetta come una brasiliana vera, insomma, che è nata lì, però tutto si può perfezionare, nulla è impossibile. E tra l'altro posso essere anche un po'
femminista da questo punto di vista. Per noi donne nulla è impossibile. Poi c'è un altro intervento invece di Martina, la rimettiamo un attimo. Martina Antonicelli: quando la tua musica è autobiografica, rispecchia e trasmette le emozioni della tua cultura e delle tue tradizioni provenienti dal Brasile? No, non sempre, perché in realtà sono un interprete, quindi io dovrei essere quella brava a interpretare anche brani e testi che non sono scritti da me. Io credo di riuscire a farlo anche perché ho dei seguitori come voi tutti che mi state guardando molto, e quindi penso di farlo bene. Questa emozione brasiliana che comunque è dentro di me. Bisognerebbe farlo sempre con qualsiasi tipo di musica, anche se canti in inglese, in spagnolo, in italiano, è lo stesso, bisogna imparare a passare la propria emozione tramite le note musicali. C'è un'altra mail, Sara da Caserta invece ci dice, secondo te qual è l'errore che non si dovrebbe fare, cioè qual è la cosa che non dovrebbe fare assolutamente una cantante? Cercare di imitare gli altri, perché in realtà ad un certo punto noi cresciamo con il desiderio di assomigliarsi ai nostri idoli, no? Ma in realtà arriva un certo punto in cui tu devi riuscire a capire qual è la tua voce, qual è la tua personalità, il tuo carattere, per poter dare al pubblico quello che tu sei. Bisogna essere se stessi, bisogna capire qual è la propria voce, il proprio strumento, devi parlare con le persone e quindi non cercare mai di imitare nessuno. Ok, allora selezioniamo giusto un'altra mail che è molto simpatica. Questa viene da Pavlos da Castoria, quindi è una persona greca, e ti chiede con che cantante ti piacerebbe duettare. Con che tipo di cantante? Se dovessi fare un concerto, tu con chi duetti? Oddio, è una cosa molto difficile da scegliere, insomma, perché il mio sogno è sempre stato, che ne so, Steve Wonder, o un duetto con Chico Ria, oppure, che ne so, anche con qualche brasiliano come Caetano Veloso. È molto difficile scegliere, veramente molto difficile. L'ultimissima domanda, perché lei tra l'altro adesso c'ha il soundcheck, allora quale prendiamo? Questa è molto particolare, dice: se dovessi scegliere un cantante del passato con cui andare a cena, e ce la fa Mirko, sempre da Milano. Allora tu con chi, se dovessi scegliere un cantante del passato con cui andare a cena, con chi andresti a cena e perché? Un cantante del passato, ma deve essere proprio cantante o deve essere un semplicemente musicista? Vabbè, lui specifica cantante. Musicista, ma sì, ma anche musicista, sì. Ma, vabbè, io una cena la farei volentieri con Charlie Mingus, per dire. Ma una cantante, Sarah Vaughan? Una cantante così. Allora, abbiamo un po' parlato di musica, vi invitiamo tutti questa sera a Multiculturita Jazz Festival a Capurso. A che ora inizia? Alle 21:30, e c'è proprio Rosalia di Susa con un concerto imperdibile per questa sera. Per le altre mail e le domande che sono prenotate sarà sicuramente per la prossima volta. Allora, noi ti salutiamo, ti ringraziamo per essere stata con noi e ci vediamo poi senz'altro al concerto di questa sera. Grazie mille, buon soundcheck. Allora, ti lasciamo libera. Spero di rivederti. Un grande abbraccio. Okay. Ci vediamo stasera. Grazie mille. Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Não quero mais esquinas, gosto de você, longe de mim. Não quero mais esquinas, gosto de você, viver sem mim. Vamos deixar esquinas, gosto de você, longe de mim. Sai tristeza. Yeah.
Respirare di Valentina Gullacci è un vero e proprio inno alla leggerezza, caratterizzato da sonorità latine, a metà strada fra bossa nova e pop ed impreziosito dal contributo di Daniele Cordisco alla chitarra e di Fabrizio Bosso alla tromba, ideale da cantare e ascoltare d'estate, stagione del caldo e della spensieratezza per eccellenza. Respirare inoltre è il quinto ed ultimo singolo estratto dall'album La mia stanza segreta. Ne parliamo subito con Valentina Gullacci, che è collegata con noi. Valentina, come nasce quest'idea? Una delle cose che più spesso mi sento ripetere nella vita è: lasciati andare, respira, fatti scivolare le cose addosso. E allora, siccome me l'hanno detto un sacco di volte, perché evidentemente ho una tendenza a complicarmi la vita con pensieri inutili, ho deciso di scrivere un brano per sdrammatizzare questo lato del mio carattere. Cantante, attrice, performer di musical e anche autrice, come si concilia la tua personalità poliedrica? Io amo esprimermi attraverso diverse arti e non ho nessuna intenzione di sceglierne soltanto una. Ho studiato e studio da sempre per migliorarmi e per superare i miei limiti e semplicemente, insomma, è difficile magari in Italia riuscire a fare contemporaneamente queste cose, perché purtroppo da noi c'è un sistema un po' più a compartimenti stagni, quindi c'è una certa diffidenza quando passi da un ambiente all'altro, quindi quando comunque vieni dal musical e poi fai un debutto discografico come nel mio caso, a volte si rischia, sì, di portarsi dietro un po' di diffidenza da parte di chi, insomma, fa parte di quell'ambiente lì. Però io vado avanti e faccio le mie lotte contro i mulini a vento, però poi alla fine, insomma, sono serena perché faccio questo lavoro con grande onestà e perché veramente lo amo profondamente, quindi lo porto avanti comunque, sempre e comunque. Protagonista del cast di Full Monty, cosa ricordi di questa esperienza? È stato l'ultimo spettacolo che ho fatto prima del lockdown, quindi inevitabilmente sono rimasta, insomma, con questo senso di incompiutezza. Tra l'altro mancava l'ultimo mese di repliche, saremmo dovuti andare appunto al sud, in Puglia, in Sicilia, e quindi insomma è veramente un peccato finire così. Eravamo a Sistina in quel momento, avevamo debuttato da pochissimo. E è stata la mia prima esperienza con la produzione appunto del Teatro Sistina, la prima volta che lavoravo con Paolo Conticini, con Luca Ward, Nicola Svaporidis, insomma. È stato sicuramente uno spettacolo interessante, la prima volta che non ho avuto una grande parte cantata ma più recitata. In genere ho fatto più spettacoli, insomma, in cui avevo dei ruoli molto cantati. Qui invece ho potuto principalmente recitare, avevo un piccolissimo brano, qualche strofa proprio nel secondo atto, e un po' mi è mancato il poter cantare tutte le sere, insomma, sui palchi dei teatri d'Italia. Però è stato interessante anche appunto per questa volta avere un ruolo prettamente d'attrice. Ritorniamo a Respirare, a metà strada tra bossa nova e pop. Come definiresti questo singolo? Ma il mio disco è un disco jazz, o comunque molto vicino al linguaggio jazzistico, però contaminato con molti altri stili come l'R&B, come il soul, come il pop e in questo caso la bossa nova. Io non sono una cantante di bossa nova e non sono neanche una jazzista in senso stretto. Adoro attingere da vari generi musicali perché mi piace appunto la contaminazione, e in questo caso ho scelto proprio la bossa nova perché, come dicevo prima, volendo scrivere un brano che esalta il concetto di leggerezza, la bossa nova è un genere che richiama un po' queste immagini di relax, di serenità, di spiagge, di sorseggiare un cocktail in riva al mare. E quindi, insomma, il motivo per cui ho scelto questo stile, che non è propriamente, insomma, il mio, è uno dei tanti stili collettivi, ecco. E poi siamo curiosi di sapere come nasce l'ispirazione per la tua musica. Nella mia vita reale, questi brani sono nati veramente come pagine di un diario segreto in musica. Non ho mai pensato di scrivere per fare un disco, ho deciso solo 3 anni fa di fare un disco. Ho sempre scritto per me stessa, per il bisogno di analizzarmi, di esprimere attraverso la musica dei sentimenti che magari non riuscivo ad esprimere, per riflettere anche, o anche solo perché avevo bisogno di ricordarmi dei concetti e fissarli nella testa per sempre, e quindi magari le canzoni mi hanno aiutata a fare questo. Quindi l'ispirazione nasce semplicemente da quello che mi succede. Poi io ho una vita mentale molto attiva, perché insomma chi mi conosce lo sa, sono molto, adoro molto elucubrare e fare tanti ragionamenti, quindi a volte le canzoni mi sono servite anche per esprimere meglio questi ragionamenti. Cercavo tempo e ora che ce l'ho mi spaventa la libertà, fa rimandare le decisioni, mi rassicuro
mia solita pratica indulgenza. Poi ci ripenso e ricomincia il tormento. Andare, aspettare, riprovare o cambiare, tentare, iniziare o lasciar stare, lasciarmi andare e respirare. È solo questo che dovrei fare. E passiamo alle domande dei nostri ascoltatori. Alessia da Milano ti chiede: cosa consigli ad una promettente cantante? Beh, inevitabilmente studiare. Io sono anche un'insegnante di tecnica vocale e quindi comunque ho studiato per diventare anche un'insegnante, quindi è importantissimo studiare, è importantissimo, se si tratta di un cantante, di anche studiare uno strumento musicale. Secondo me non si può prescindere al giorno d'oggi dalla conoscenza della teoria musicale, della conoscenza almeno basica di uno strumento, cercare di essere curiosi, di ascoltare tanti generi diversi, non fermarsi solo ad una cosa, e cercare appunto di, più possibile, di fare esperienza anche dal vivo e di conoscere tanti musicisti con cui appunto misurare le proprie capacità e crescere insieme. Per me è molto importante questa cosa, io dico sempre: i miei musicisti sono il mio conservatorio. Io non ho fatto il conservatorio, ho fatto un altro tipo di percorso, però cerco di circondarmi di musicisti bravissimi, come appunto Fabrizio Posso, che ha suonato nel brano Respirare e in altri brani del mio disco, appunto musicisti che ogni volta mi insegnano qualcosa e insomma è una fortuna immensa. Poi Nicola dalla provincia di Bari: quali sono le tre cantanti assolutamente da ascoltare? Bene, questa è una cosa assolutamente personale, non posso dire per tutti come può essere. Insomma, per me sicuramente è la Fitzgerald, per la sua pulizia vocale meravigliosa, insomma, lei ha tutto, aveva tutto, insomma, era una grandissima jazzista, improvvisava, cantava brani anche tratti da musical, perché ricordiamo, i primi standard jazz sono nati dai musical di Broadway. Sono poi diventati dei brani appunto immortali, suonati e risuonati da tutti i jazzisti, però i jazzisti prendevano quelli che all'epoca erano i brani più famosi, il pop dell'epoca, appunto, i brani degli spettacoli teatrali. E la Fitzgerald è stata una grandissima interprete di quel repertorio lì, e non solo, quindi lei in primis. Poi io amo molto Rachelle Ferrell, che anche lei è una vocalist jazz, ma non solo, che è anche una musicista, una pianista un po' particolare, diciamo, non è facilissimo da subito amarla, perché comunque anche lei è una sperimentatrice, fa insomma delle cose un po' strane con la voce. E poi potrei dirti ovviamente Stevie Wonder, perché insomma è stato un grande, ha fatto insomma storia, e tutti i cantanti, quasi moltissimi cantanti insomma che hanno poi seguito l'onda del soul e dell'R&B, sono tutti tra virgolette figli di Stevie Wonder. Devi imparare a dare un nome alle cose, capire quando è il momento di mollare. Se riconosci chi hai davanti non ti puoi far male. La differenza sta nelle intenzioni. Devi imparare a dare un nome alle cose, un nome alle cose. Non devi mai idealizzare le persone. Se riconosci chi hai davanti non ti puoi far male. La differenza sta nelle intenzioni. Michael dalla provincia di Napoli: ti trasferiresti all'estero per la tua carriera oppure no? Che ne pensi della situazione degli spettacoli all'estero? Beh, io ho fatto una scelta e ho scelto di rimanere nella mia nazione con tutte le difficoltà che ciò comporta. Avrei dovuto forse fare questa scelta di andare all'estero prima, ma prima non avevo la consapevolezza magari che ho adesso, e comunque mi faceva paura l'idea di stare troppo lontana, insomma, dalla mia famiglia, anche se di fatto sono lontana dalla mia famiglia, perché io sono a Roma, invece la mia famiglia è in Calabria, però è un po' più semplice da qui vedersi ed esserci, mentre sai, quando sei all'estero ci possono essere mille complicazioni e avrei troppo sofferto di nostalgia. Quindi sicuramente all'estero le condizioni lavorative sono migliori,
ci sono moltissimi miei colleghi che si sono trasferiti in Germania, che ci sono proprio rimasti, che si sono poi sposati lì, hanno fatto figli, insomma, e lavorano stabilmente lì, e vedo, insomma, anche dalle cose che pubblicano che sono felici, soddisfatti. Qui è un po' più complicato, però io mi sento più sicura di rimanere qui. Magari tornassi indietro, avrei chiesto ai miei genitori di farmi studiare direttamente all'estero, però insomma ormai non si può, insomma, piangere sul latte versato. Io vedo da qui in poi, guardo il futuro, insomma, non guardo il passato. E poi Mario dalla provincia di Cagliari. Quale film ti piacerebbe interpretare come performer musicale? Sicuramente uno dei miei preferiti è Il Fantasma dell'Opera, anche se ormai non ho, diciamo, le caratteristiche di età scenica per poter fare quel ruolo, e insomma, però tanti anni fa ho proprio studiato il repertorio del Fantasma dell'Opera e sognavo di interpretare Christine. Ho avuto il piacere di interpretarla solo in uno spettacolo che ho fatto durante un evento, ed è stato molto bello. Poi mi sarebbe piaciuto fare Wicked, il ruolo ovviamente di Linda, perché insomma è divertente ogni tanto fare il ruolo della bionda stupida. A me è capitato varie volte ed è molto divertente davvero, e mi sarebbe piaciuto, però dubito che Wicked arriverà mai in Italia, insomma, purtroppo. Baby, it's not too late now. Together we can be better than before. Come back, 'cause I'm feeling incomplete. Come back, 'cause it's winter over. We could start again if you just believe. You will see what we'll be. Cesare dalla provincia di Caserta, quali sono le tre qualità per una cantante? Avere una grande fiducia in se stessa, perché se anche sei comunque brava, però non ne sei consapevole, è come se non fossi brava. Purtroppo sapersi vendere, sapersi proporre, avere un'ottima autostima aiuta moltissimo. Del resto però non si può fare a meno di avere una cultura musicale profonda, musicale tecnica, quindi questa è la seconda caratteristica. La terza, avere sicuramente una grande empatia, cercare di esaltare l'aspetto emotivo di se stessi, perché quando si canta è importante davvero sentire profondamente quello che si canta per poter trasmettere poi a chi ascolta, a chi guarda la performance. Mi viene da dire questo. Vincenzo dalla Sicilia, con quale cantante ti piacerebbe duettare? Allora, che cantante sceglierei? Se fosse in Italia ti direi Niccolò Fabi, perché è un grandissimo cantautore, scrive delle cose bellissime e sarebbe una cosa meravigliosa. Se fosse straniero direi Stevie Wonder, ovviamente. Grandissimo, se fosse ancora vivo Michael Jackson. Barbara da Foggia, e cosa ne pensi dell'ultimo Sanremo? Allora, quando c'è stato Sanremo quest'anno io ero in tournée con The Full Monty, non mi ricordo in che città eravamo, però mi ricordo che poi la sera quando tornavo dal teatro cercavo di guardare, insomma, l'ultima oretta che rimaneva, che durava fino all'una di notte Sanremo. Io tornavo in camera verso mezzanotte, quindi mi vedevo giusto l'ultima mezz'ora, l'ultima ora, quindi so di essermi persa molte cose. Non so che dire, nel senso, io non, diciamo, per mio gusto personale ascolto molta musica americana, ascolto molto jazz, molto R&B, ti ho nominato prima Niccolò Fabi, che è uno dei cantautori che sicuramente ammiro molto, anche Lisa, però non seguo tantissimo la scena italiana, purtroppo, e quindi non saprei neanche cosa dire. Dico che si potrebbe dare magari un po' più spazio a delle proposte veramente nuove. Ci sono tante persone brave che fanno musica veramente di valore. Io ne conosco tantissime, tantissime amiche, cantautrici, cantautori che scrivono le proprie musiche, che si autoproducono, che suonano, che veramente si sacrificano per portare avanti questo progetto. E magari loro li vedo poi su un palco prestigioso come quello di Sanremo. Ecco, questo un po' mi dispiace. Diciamo che magari sarebbe bello se ci si aprisse di più verso progetti veramente di valore. Mi rendo conto che però è un festival nazionale popolare dove ci si aspetta un po' di vedere, insomma, delle cose di facile fruizione, personaggi che già si conoscono, personaggi usciti dai talent. Io non ho nulla contro questa cosa, però
per tutti questi motivi dico non è esattamente il mio genere, fermo restando che se mai nella vita mi dovesse capitare di andarci, ovviamente mi sarò felice. Grazie per essere stata con noi. Adesso chiediamo di salutare il pubblico con un invito particolare, quello di ascoltare la tua nuova creatura e il singolo Respirare. Ascoltatelo perché è un brano molto adatto a questa stagione estiva, è un inno alla leggerezza, alla semplicità, al godersi qui ed ora, ed è un brano appunto che secondo me fa stare bene, fa rilassare. Anche il videoclip che troverete sul mio canale YouTube è molto divertente, molto colorato, piacevole. Quindi ecco, se volete trascorrere 4 minuti in serenità, ascoltate il mio brano Respirare e poi, se volete, anche il mio disco La mia stanza segreta, che troverete su tutti i digital store come Spotify, Apple Music, eccetera, eccetera. Sostenete la musica originale, è importante. E poi tornare a respirare, andare a aspettare di provare a cambiare, tentare di lasciarsi andare così tanto in fretta per ritornare a respirare, lasciarmi andare e respirare, è solo questo che dovrei fare. E con questo è tutto. Per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.